molti dicono che bisogna rilanciare l'economia, ma chissà perché quando si parla di economia si parla semplicemente delle imprese altre, quelle diverse dalle imprese agricole. Sapete o no che uno dei settori fondamentali per l'economia italiana è l'agricoltura? Qualcuno ogni tanto mi rimprovera, zitto tu contadino, sono orgoglioso di esserlo e di essere figlio di contadini, perché l'agricoltore è il punto di riferimento della tutela del territorio, della difesa dell'ambiente, del mangiare sane, del vivere in un ambiente pulito. E soprattutto ricordiamoci che ogni volta che c'è qualcosa a tavolo, c'è qualcuno dietro all'inizio della filiera che la produce questa qualcosa. Come deve essere qualcosa? Buono, appetibile, ma soprattutto a un costo giusto. Sapete che per ogni euro che prende l'agricoltore, quello stesso prodotto che viene pagato un euro all'agricoltore costa almeno 20 euro, 30 euro a quello sul tavolo del consumatore. E nella filiera della distribuzione, che c'è un mare di inquinamento sia monetario sia addirittura per ciò che attiene alla salute, alla vivibilità e alla sostenibilità. In questo senso noi riteniamo che il rilancio dell'impresa agricola, che abbia la possibilità cioè di vivere chi fa agricoltura, zootecnia, sia fondamentale. E questa è la ragione per cui l'Italia Valori, che fa opposizione a questo governo Monti, ma lo fa in modo laico, ha fatto una proposta rivoluzionaria oggi. Siamo venuti qua, io insieme ai parlamentari che si occupano della, sia alla Camera sia al Senato, del ruolo di membri della Commissione Agricoltura, siamo venuti qua a proporre un pacchetto di riforme. Eccolo, guarda, guardate, questo è il pacchetto. Noi abbiamo detto al governo: volete fare qualcosa di bene per rilanciare l'economia del Paese, per rilanciare un settore dell'economia del Paese, il settore dell'agricoltura? Queste sono le proposte in termini di disegni di legge dell'Italia dei Valori, proposte che potrete trovare sul nostro sito, sul sito dell'Italia dei Valori, sotto il Dipartimento, c'è un apposito Dipartimento, Dipartimento Agricoltura, lì troverete le nostre proposte. Sono proposte che servono a fare che cosa? A dire in concreto come si può fare per abbattere il costo al consumatore, per ottimizzare il prodotto sia nella qualità sia per quanto riguarda la distribuzione, e per fare in modo che al contadino resti la possibilità di poter continuare a fare il proprio lavoro, perché oggi come oggi diventa addirittura impossibile. Vi faccio solo un esempio concreto, e lo so, lo vivo sulla mia pelle. Io ho un ettaro circa di terreno dove c'è un uliveto che mi ha lasciato mio padre, e quindi non devo pagare gli ammortamenti, l'attrezzatura me l'ha lasciato mio padre, faceva il contadino, eppure non spendo meno di 6 euro per produrre un litro d'olio. Oggi sul mercato trovati prodotti che vengono chiamati olio extravergine di ulivo a 2,49 euro, a 2,50 euro. Quello non è olio d'olivo, quello è veleno d'olivo, è manco d'olivo, è solo veleno, perché non può esservi la possibilità che a quel prezzo c'è un olio di qualità. Ed ancora, voi sapete che quanto pagate voi per andare a prendere un prodotto, per esempio la pasta, per esempio la carne, e quanto riscuote il contadino? Ebbene, il contadino oggi per un quintale di grano, lo dico perché lo vedo nel caso di specie, proprio perché me ne occupo, prende 19 euro per un quintale di grano, 19 euro che tradotto ci compri qualche chilo di pane, ma e tutto il resto va soltanto nella filiera della trasformazione e della distribuzione. Dobbiamo ottimizzare questi campi e dobbiamo soprattutto fare in modo che al fornitore, al produttore, vi sia la certezza che quando vende ai supermercati, alla grande distribuzione, questi gli diano immediatamente i soldi. Sapete qual è un altro trucco, che è poi una truffa vero e proprio? I produttori consegnano, non so, le arance, le mele, le pere, la frutta, la verdura, consegnano camion di roba che vanno a finire poi sui supermercati. Il grande supermercato, le grandi catene di distribuzione, le mettono in vendita, ma al
produttori dicono il pagamento te lo faccio fra 6 mesi, ma se è insalata, l'insalata entro 3 giorni sta sul mercato, quindi i soldi lo prendi oggi e glielo dai all'agricoltore, quel poco che gli devi dare, fra 6 mesi. Questa non è più attività produttiva, ma è attività finanziaria speculativa, l'utilizzo dell'insalata e del cetriolo per mettertelo, capisci a me? Ciao ciao.